Noi facciamo sesso ora. Io scarico solo la tensione. Tu sei quello che vuole sempre di più. Madonna, Madonna, sei un pezzo di M. Madonna. Tossico. È un po' Bollywood, questo film. Beh, comunque versatili come ballerini, Come sapevi che ero lì? Bussi come un gattino. Io non sono una gattina, sono una leonessa. Lo faccio per tenerle i muscoli attivi. Quando si sveglierà, sarà più facile per lei tornare a ballare. Sì, solo per toccare. Qualcosa. No, davanti a... Ha la tua ragazza in coma, no! Che brutta cosa! Adesso si gira lei. Bentornati alla nuova reaction di Cross Ballet, qui Tim e Tiziano commentiamo Tiny Pretty Things, terzo episodio. E che spari non chiami troppo spesso. Ma è un'altra stanza? La causa del dolore. In ospedale, perché? Si è fatta male? Ho un sogno? Non puoi capire quanti segreti mi hanno confessato. Che ti hanno detto? Ma che sogno è? Vedi, Cassie ora sta meglio. What? Tu stai male. Tu stai male. Sei tu quella che deve curarsi. La stavo baciando tra un po'. Ma l'ho appena detto prima. Meglio di svegliarsi senza gambe. Ho detto l'episodio di ieri, di settimana scorsa. Di 5 minuti. Un'infermiera mi ha scritto di una visita notturna. Non mi aspettavo che fossi tu. Ah, dormito là. Anche a me verrebbe un sogno, perché senti tutto il tempo tu. Quindi il tuo cervello lo conosce, sa che sei all'ospedale, ma stai dormendo, quindi dormi. Quindi se pensi di non avere le gambe. Esattamente. Nevea, abbiamo il sospetto che qualcuno ce l'abbia con te. Ma come sta chiamando Nevea? Ma non era troie? Si chiamava qualcosa di troie, tipo. Il cognome. Tiny Pretty Things. Per chi non lo sapesse, siamo due ballerini professionisti, quindi daremo anche dei giudizi, faremo una reaction sulle cose di danza che ci sono in questa serie. Che devo dire, finora... Buone. Molto meglio del solito. I film di danza spesso sono fatti molto peggio dal lato danza. Diciamo che anche la trama non è come la solita trama di tutti i film di danza. Voglio fare la cheerleader. Mi sto esercitando con delle spettacolari spaccate che vorrei fare. Vuole vedere? Le credo sulla parola. Ha lasciato danza e sta cercando di fare altre cose. Insomma, io stessa non amo bere, ma mi piace molto l'Adderall. Ha fatto apposta fare i colloqui in quel modo? Sembra di sì, per non essere presa. Invece, adesso lasceremo la sala al grande Ramon Costa, che imposterà il suo lavoro su alcuni di voi. C'era dell'ironia, se non sbaglio. Grande! Per chi di voi non ha soldi, le mascherine volontarie entrano gratis. Chi si offre? Io non sono così disperato. Ma che ma sì, cosa vuol dire? Ma sai la fortuna. Quindi, siamo solo noi due. Sì, che strano. Vabbè, sì, certo, ma... lei lo tratta male perché ha sognato lui che le urla in faccia in ospedale. Come quando sognano che l'hai tradita, eccetera. Certo. Colpa tua, come potevi, nel mio sogno. Per una settimana ti odiano. Faremo una risonanza. Sono stata visitata e analizzata abbastanza. Gliel'ho detto che non c'era niente e questa lo dimostra. Dimostra che non c'è nessun osso rotto, ma bisognerebbe fare una risonanza per vedere i legamenti. Non c'è alcun danno, vede? Guardi. Adesso si spacca. Sì. Il minimo indizio di un infortunio, voglio saperlo. Monique, questo è un errore. È leadership, madame. È leadership, madame. Comunque qua si ascolta il parere del medico. Sì, non esiste che lei ha parola, non esiste. No. Domani guardare il balletto senza Cassie sarà molto doloroso. Ora iniziamo dal vestiario. Sì, ma ogni tanto, odiosa, odiosa. Non capisco perché la sala bella, grande, dove fanno la lezione di classico, poi non la usino per fare le prove e la facciano in questa sala che mi sembra molto più stretta. Scena di seduzione. Sono ancora là. Stava cantando. Stai bene. Tu dovresti seguire me. Ma quando mai si parla durante... Stai bene? No, a volte si parla, ma sicuramente no. Facendo queste espressioni facciali! Ora che stai facendo? Non sto anticipando. Sto scavando a fondo e tu resti sulla superficie. Sono odiosi, perché non ci sono correzioni. Cioè, lui dice cose a caso. Tutti fuori! Poi mandi via tutti, interrompi la prova a metà. Ma te sei matto. Tranne te. Perché adesso si deve fare là, anche la sorella. La pallina addosso. Oh no, oh no. Tra un po' si fa tutta la famiglia. Della madre. E lui era il toy boy non della madre ma dell'altra boss. Adesso la madre è stata boss, quindi magari torna a fare anche il toy boy. E anche del fisioterapista. Che ha detto, secondo me è ancora innamorato di me. Lui si è fatto tutto proprio... Ma così fai business, tizi. Hai ragione. purtroppo hai ragione. Mondo schifoso. Ho visto il futuro ed è tutto al contrario.
Senti l'emozione? Ma stai provando? Oh, siamo in pausa, andiamo. Perché mi sembra falsa? Cioè, con una madre e una sorella del genere, come fai a... Delia! Monsieur Paris! Mi sei mancato alla festa. Sono ancora piena dall'ultimo pranzo di Parigi. Ah, sono amici? E Cassie che cantava Edith Piaf. Mi sembrano un po' troppo amici. Ma è un altro sogno, io non capisco. No. Fidati. Il finale di ieri. Ma freddi così? Ma cosa sta succedendo? Lei con le scarpe da ginnastica, anche lui. Perché le sue scarpe scivolano benissimo sull'inolium e invece le mie scarpe da ginnastica si incastrano subito? Se parli di ballare per strada per fare soldi, coraggio, noi saremo grandi. Andiamo. È il mio altoparlante. Beh? Ma chi dice altoparlante? Dici cassa. Non ho capito niente. Vogliono esibirsi per strada per fare qualche soldino per poi comprarsi il biglietto. Ah, pur di non fare le maschere. Ma lei voleva ancora di più. Sì, sì, ora si fa questa, sicuro. Anche perché lei se lo fa solo per dar fastidio alla sorella. Sì, ovviamente. Sì. Sai cosa si prova? A vivere all'ombra di qualcosa di più grande. È un inferno. Adesso la luce è tua. Prendila. Ah, oh, che ansia sto qua, oh. Non è proprio bravissima questa ballerina. Secondo me l'hanno presa tanto per capacità attoriali, l'estetica. Anche quel coupé jeté non era niente di che. Facciamolo di nuovo. Lei sta morendo? C'è malissimo. Poi continua a forzare. Stanno mettendo un sacco di attenzione su questa cosa. Quindi fidati che prima di una roba importante si farà male. Qua. In accademia fai classico. Come esci fuori, sono tutti poppari bravi. Si sa fare break dance sulla testa. Sì, sì, sì. Beh, comunque fanno esperienza. Ah, ma sono davanti al coso... Come si chiama? È la stessa location dell'altro film. Sì. Abbiamo appena pubblicato la reaction e sono qua davanti. Di ballare per un sogno. Adesso arriva quella tipa lì di ballare per un sogno. Era incapace. Giù la seconda, beh, si possono sempre fare. Ok, quello è un attimo un po' scattoso. Beh, comunque versatili come ballerini, eh. È stato fantastico, ci adoravano. Sarà meraviglioso. Ehi, vuoi calmarti? Oh. Che c'è? Sei affamato? What? Se mangi qualcosa non ti servirà una pancia finta per lo spettacolo. Ehi, smettila. No! Pensavo soltanto che volessi qualcosa da mangiare. Che fastidio comunque, no, per essere veramente persone bipolari così, io le odio. È sparito, il panino è sparito subito. Sì, no? Sì, c'è, sì, passato qualcuno. C'è un aquilone sopra che aspettava. Oh, non si spreca. La prego, io ho molto da offrire a questo posto. Hai anche fatto un patto con tua madre. Mamma mia, oh. Ma date una borsa di studio, qualcosa, così non c'è più la scusa dei soldi. Ecco, lascia aperta la porta che è meglio. La rabbia che provi non aiuta. La provo anch'io. Risparmiami la tua pietà. Bravo. Io cerco di aiutarti, Nabil. Sei proprio un aiuto. Ho paura di te. Ok. Ha paura di lui, ma comunque va sul tetto con lui. Per ricordare i bei momenti. Ah, vedi cosa ho trovato? Guarda, nell'altro pezzo. Ma non sono io che l'abbraccio. Sapevo che aveva un altro. Mi dispiace. Non toccarmi. Oh no. Se l'hai meritato. Oh no. Aveva un altro? Quindi non è stato lui comunque, se l'ha scoperto adesso. In realtà gli dà un movente. Magari l'aveva scoperto e l'ha uccisa per quello. Ovviamente non è lui, sicuro. È troppo facile. Mamma, non farmi lasciare. Ti prego. C'è molto altro al mondo che puoi fare. È vero, sì, esatto. Ascoltala, ascolta. Sei ancora giovane. Domani partiremo. Fai l'influencer. Puoi cambiare accademia, secondo me. Cioè, non... fa schifo sto posto. La gente muore. Sono tutti gli... E il tuo piede? È solo un po' rigido. Piede è solo un po' rigido. Se la gente pensasse che sono fragile, rovinerei la mia reputazione. Non puoi fingere per sempre. Pensa al tuo futuro. Oh, bravo. Pensa al futuro. Oh, meno male. Cosa succede? Lei è sempre alla ricerca di qualcosa. Stavo solo cercando... Harry, qui dentro c'è una ladra! Non l'ha sentita, ovviamente. Pensi che ti lascerò stare perché per te sono una specie di fratello? No! Io qui non faccio questi giochi. Oh. È il tuo compagno di stanza e so che ti sembra sospetto. Ti ascolto.
ovvio. L'avrà messa nel suo nascondiglio. Ehi, è la mia stanza, devo sapere cosa c'è qui. C'è un nascondiglio. Ah, lui ha già rovistato tra la sua roba, ovviamente. Ecco la foto di Cassie. Me la riprendo. Come se fosse sua. Manco la conosce sta Cassie. L'ho fatto a pezzi il bikini della sua ragazza. È quello che indossava nella foto. Molto male. Questa è una cosa un po' malata. Dicevi del ladro? Comunque. La porta resta aperta. Esatto. Ma anche geniali loro, lo sai che hai appena urlato. Sì, aspetta che passa, fai la cosa dopo. Cioè, sì. Madonna, furbi. Ma uno furbo qua ancora non l'ho visto. Beh, non è una vittoria per June dover lasciare la danza e tornare a New York. Ma lei chi è? Gente a caso. Forse c'è una buona ragione. Non c'è mai una buona ragione per tagliare il costume di una donna. Fratello sulla carrozzina. Non l'abbiamo mai visto prima. Quella poliziotta mi ha avvisata di stare attenta. Ah. Costringermi a venire a prenderti. Eccolo. Ehi, stai bene. Tu, che spinta! Devi starmi lontano. Ero dietro di te. Ma poi davanti a mille persone, ma... Sì, cioè... ma poi lei... L'hai spinta! Ah! Non sono pronta. Per cosa? Per il balletto. Non ho quello che le serve. Ma perché non puoi dirgli che hai male? Un giorno le darò quello che vuole, ma ancora non posso. Oddio, no. A cosa stai rinunciando, Beth? Signor Costa, come le sembra? Deludente. Perché gli ha detto così? Era molto meglio dire che mi... ho il piede rotto e devo guarire. Perché sennò me lo devono amputare. Pazzo, adesso è un po' esagerato. Però sì. Guardi che ha fatto. E poi mentre venivo qui mi ha spinta contro un maledetto cane. Dobbiamo avvisare l'Accademia. Non se ne parla. Non se ne parla, bella. Insopportabile lei, insopportabile. Mm. Poi la poliziotta crede a tutto quello che le dice, ovviamente. Io ti porto un costumino tutto distrutto. A caso, certo. Quello l'ho trovato lì. Una foto stropicciata che tutti possono stampare tranquillamente. Sì. Mi ha appena spinto. June, coraggio, entra. Come sapevi che ero lì? Bussi come un gattino. Io non sono una gattina, sono una leonessa. Chiedi a tuo padre di darmi una mano con l'emancipazione. Vuole i soldi dal padre di lei per pagare la retta? Devi vestirti per il gala. Io sono vestita per il gala. No. Ma va benissimo quel vestito. Che problema c'è, infatti. Vediamo come viene vestita adesso. Sicuramente peggio. Sicuro, standard. Siamo fortunati ad averti come nuovo presidente del consiglio. Ma che lecchina. Ma la mamma lo sa che non fa più il ruolo principale? O non lo sa? Mi sa ancora no. Perché io ero lì. L'ho spinto. Cosa? Ti giuro che non mi aspettavo una reazione a catena. Cosa? Sei pazzo? Inizio a pensare di sì. Veramente? Ma non era lui, sembrava un altro. No, no. Ha detto che lui ha spinto l'altro, che poi ha spinto lei. Cioè, no, cioè lui dice che ha spinto il tizio. Che poi ha spinto lei davanti al camion. A venire a prenderti. È un'altra persona proprio. Sì, però che viene spinta da... Non sto capendo. Non sto capendo. Cioè lui ha spinto l'altro, l'altro che ha spinto un tizio a caso. Che poi ha spinto lei. Vabbè, madonna. Ah, è tornato il toy boy. Niente, lui deve farsele proprio tutte. Ma c'è chi ha questo... Sì. Come si dice, sfizio? Questa malattia. Mi piace che su uno spettacolo intero hanno fatto soltanto questo passo a tre, no? A livello coreografico di tutto, sì. In maniera che poi debbano riprendere solo questo momento, sia alle prove che lo spettacolo. Non è tanto pieno il teatro, la galleria è vuota. Volevo restare solo con lei. Ma lei voleva festeggiare con i suoi amici. Oh, adesso scopriremo qualcosa, un indizio importante. Arrabbiato, ho preso il bikini. E ti sei sfogato come hai fatto con quella foto. Ah, quindi ha veramente distrutto il bikini perché lei voleva festeggiare con gli amici e non stare con lui che era venuto da Parigi apposta. Cioè, stronzo. Sì, però. Cioè, se come viene ti apposta a spaccare un. Tu hai mai distrutto un vestito perché uno ti ha fatto arrabbiare? No. Mi dispiace tanto. Alto qualcosa di fondamentale, no? Chi se ne frega. Gli ha creduto, quindi. Sì, ma ormai l'ha detto la poliziotta, quindi. Dai, non male con quel pezzo ballato, eh. Sì, dai. Sì, dai. Ma più che altro non stona. Tipo, oddio, quel piede nei saluti mi dà fastidio, però ci passerò sopra. Era meglio vestito prima, vedi? Sì, decisamente, gliel'ha messa apposta per farla stare più brutta, sono sicuro. Vieni al mio hotel alle 11 in punto, una macchina ci porterà all'aeroporto. Ma cosa ci fanno lì? Ma poi lei rompe le balle per i soldi, ma non mi sembra che abbia problemi di Quindi tu non puoi bere? Secondo il Corano, no. E essendo ballerino non dovrei comunque. Bravo. Bravo. Adesso sono migliori amici. Certo. La poliziotta, che ci fa qui? Ah, gli ho detto che sei un pazzo assassino. Credo voglia tenerti d'occhio. Vai. Credo ti voglia tenere d'occhio. Ecco, adesso sì, grazie. Ma lei continua. Viva le pilloline.
Questa scena? Sì, non sta succedendo niente. Nulla. Ho deciso di chiedere l'emancipazione. Quindi, scusa? L'emancipazione della sua madre significa che lei può rendersi indipendente. Mi servirà un tutore temporaneo. Ah, ok. I diritti genitoriali saranno bloccati. Mia madre non potrà contattarmi e neanche farmi partire. Oh, wow. Vuole lui come tutore? Signor Renfrew, a lei andrebbe di farlo. Cosa? Ti conosco appena. Sì, però io conosco lei. Ne parlerò con mio marito. Ma lei è pazza. Io non avrei mai accettato. Ma chi sei? Mi devo impelagare in questa situazione. Non ti conosco. Sì, Delia! Incredibile! Qualcuno la ferma. Incredibile, la mia sorellona! Qui sta Kim. E sapete come si scrive il suo nome? D, E, L. Ora portala fuori. Ma dai. Ma infatti il fatto che è ancora lì fermo, sì, appena sì, la vedi così. Sì, amore, non stai bene. Ma con tre mi sento benissimo. Questa è la nostra comicità. Quando diciamo le cose facciamo taglio e poi sì. Facciamo... È esattamente quello che è appena successo. Solo che quando siamo in mezzo alle persone normali, no? Che sono al di fuori del nostro gruppo, gli altri non capiscono. Quindi dico taglio. E ti guardano tipo, cosa hai taglio, appena detto? Cosa vuoi taglio, tagliare? Ma taglia cosa? Voi ci capite? Se non ti vedo più. Ho saputo. Avevamo appena iniziato. Non voglio dirti addio. Solo au revoir. Quindi c'era qualcosa. Sì che c'era. Sì. Che cosa le ha detto? Parliamo in centrale. Ma cosa fa? Ma vabbè, cioè. Ma scriviti colpevole sulla schiena. Mettiti un bersaglio proprio qua. Un idiota. Arrestami, facevi prima. Butta il champagne addosso. Ma come se la e poi, fermasse, poi non riesce, no? Neanche a scappare. Non è neanche, sai, non è neanche, non cioè, so... Cioè, lei era sui tacchi. Caffè bollente, no? Cioè, proprio è champagne, è solo alcol. Ah, non è che ti ferma. No, mio Dio, non riesco più a muovermi, no! E anche in faccia che devi un attimo chiudere gli occhi. E poi lui, con le scarpe normali, si fa catturare immediatamente da una sui tacchi. Certo. Che ovviamente è più lenta. E poi lui ha fatto tutto questo giro qua e lei arriva di lato. Quindi sì. Vuol dire che ha fatto anche il giro largo. È riuscito a prenderlo. Abbiamo già preso un randaggio, non voglio adottarne un altro. Quindi lui ci sto anche pensando. Mi era ovvio che il marito dicesse di no. Ma tanto lui, per andare contro il marito, darà i documenti lo stesso. Genio del cazzo. Porca. Ma che problemi ma hanno? Non ce n'è uno che non sia un tossico completamente. Lei sta soffrendo. Sì, beh, so cosa si prova. Basta, non posso più farlo. Cosa, colpirmi in faccia? Non lascerò più che tu mi faccia quelle cose. Oh, quelle cose. Oh. Noi facciamo sesso ora. Ah, perché è lui? Io scarico solo la tensione. Tu sei quello che vuole sempre di più. Madonna. Ma sei un pezzo di M. Madonna. Tossico. Poverino. Cioè, lui si è preso un pugno in faccia. Madonna. A caso. Quello che c'è tra noi mi basta. E sta ancora a fare il sottone. No! E se dici a Betto di noi, ti spezzo quelle cazzo di gambe. Molto bene, molto bene. Che tossico. Madonna, che miseria. Mi fa finta pure di starci male, però. Ma cosa ci vuole raccontare questa serie? Mi ha fatta malissimo. Ma con chi cacchio empatizzi? Con chi? Sono tutti gli psicopatici. Sono tutti da clinica. Subito. Sì, sia tra gente, tra quelli giovani che tra quelli vecchi. Non tutti, ce n'è cioè, uno. Forse la gente. No, il fisioterapista. Sì. E grazie all'agente Cruz sappiamo dei suoi precedenti di violenza e del tentativo di uccidere un'altra studentessa. Un'altra? Quella... ha spinto... Cassie Shore è stata spinta e merita giustizia, solo che c'è una leader di facciata che non vuole sporcarsi le mani. Oh, io non ho paura di sporcarmi. Anzi, sono stato io a spingerla. Ma quando si sveglia quell'altro? L'ultima puntata si sveglia. Sì. Ma si sveglia e dice... No, e finisce. Vaffanculo! Cosa fa? Ma perché? Ma voi non state bene? Va sul tetto, si spoglia e lancia i vestiti. Ma cosa? Ma perché? Appena... Il mondo della danza. Sa. Fa cagare. Ora ho bisogno di queste canzoni. È un po' Bollywood, questo film. All'improvviso no, iniziano a ballare. È anche bravo. Non era male, però c'è il come iniziato. Occhio, sì, certo, attenzione. E poi è pure ubriaco. Sì. Comunque è il tetto più pulito del mondo. Cioè tocca con le mani in giro, no? Sì. Cioè in qualsiasi altro posto inizi a toccare in giro, poi ti tocchi addosso, diventi lurido, sì, in tre secondi. Va meglio.
Così, ha ballato, si è sfogato, ora sta molto meglio. Terapia. Protegge la reputazione della scuola. Hai detto che voi due siete... Ma poi perché sono al parco ad allenarsi adesso? Fare gli scottini? Ma che senso ha? Ma si allenano in un'accademia. Madame ha grandi progetti per me. E comunque ha ancora fame di altro. Ah, il suo toy boy, capito? E adesso stai dicendo, forse ha ancora fame per qualcun altro. Forse ha ragione. Forse siamo rovinati. Io non sto capendo i dialoghi. Ma perché ti ricordi loro quando erano in palestra che litigavano? Sì. Che hanno detto non diremo a nessuno che noi eravamo lì. Loro hanno visto qualcosa. E quindi lui ha provato a mettere tutto nelle scarpe dell'ex. A mettere tutto? Nelle scarpe. Cosa vuol dire nelle scarpe? Non si dice in italiano. Ma cosa vuol dire, Tim? Che dà la colpa a lui. In italiano magari non si dice. In tedesco sì. A mettere tutto nelle scarpe. Stavo pensando, hanno nascosto qualcosa nelle scarpe di qualcuno. Direi che mi devi quel ruolo che ballerai. Ma ormai che senso ha? Buona fortuna. Non ce l'ha fatta quindi? No, niente, se ne deve andare a casa. Convincerò mio padre o gli ruberò la carta intestata. Ah, ha deciso di... aiutare. Aiutarlo. Ce l'hanno fatta. La tua valigia è nell'auto? Ha portato solo questi. Sono i documenti per chiedere l'emancipazione. Ah, adesso tutte tre amiche. E il tutore provvisorio? Abbiamo anche quello. Abbiamo anche quello? Ma chi? Ah, forse il fisioterapista da solo, anche senza il marito. Tu non sai quello che stai facendo. Pazza comunque, eh. Ci vuole un coraggio enorme. L'abbiamo fatto? Ma adesso amiche... si abbracciano. Ma se fino a tutte e tre, ma se la prendevi per il collo 5 minuti fa, ma che cacchio di scena è? Ma cosa significa? È un test di sopravvivenza. Perché l'allucinazione? Sapevo che non mi avresti deluso. Sì, era ovvio che non lasciasse il ruolo. Beh, qui un po' male, devo dire che queste riprese qua, cioè si vede che ha studiato, però un pochino, cioè è proprio ancora tanto studente, no? Beh, ma l'hanno fatto apposta, la sorella sai che è già arrivata e lei invece è quella un po' più sfigatella, però di famiglia buona. Sì, sì, sì. No, è coerente con la narrazione della cosa. Lo faccio per tenerle i muscoli attivi, così quando si sveglierà sarà più facile per lei tornare a ballare. Sì, solo per toccare qualcosa. Non è colpa tua. Lo capisco. Davanti alla tua ragazza? In coma, ma comunque. Rido raramente. A lui piace lei, piace June. Finché non ballo. Ma cosa fa? No. Ed esprimo tutte le cose che... Ma metti che si svegli adesso? Che fai? Non riesco a dire. No. No, davanti a... alla tua ragazza in coma, no. Ma che brutta cosa. Adesso si gira lei. Così, alza la testa. Ma poi lei, quell'altra lì che fino a 5 secondi fa c'aveva paura di lui, il colpevole, tutto. Sì, ma... in 5, veramente in 2 giorni, un giorno, quanto è passato? Un giorno. L'è passata. E boh, sero limone. A lei piace il dramma. Vabbè ragazzi, cosa devo dire? Questa puntata è finita, ci vediamo col prossimo episodio. Dobbiamo continuare? Perché a me sta già venendo male.